Ciao fragoline e ciao fragolini, finalmente sono tornata a fare i video dei Gratta e Vinci dopo un po' di mesi. Ovviamente non ho più fatto video di questo genere perché ho avuto, diciamo, problemi, diciamo, privati e poi anche perché mi sono presa una pausa, però solo sui Gratta e Vinci mi ero presa una pausa. E adesso ho deciso di ritornare a fare questi video, dato che a molta gente piace. E niente, ricominciano i Gratta e Vinci e vediamo un po' come se questi mesi si vincerà un po' di più. Allora, vi faccio vedere i Gratta e Vinci che ho preso, questa volta sono un po' di più. Ho preso due Gratta e Vinci di Buongiorno, che questo qua è nuovo perché non l'ho, diciamo, mai grattato. Questo qua, questo l'ho pagato 2 euro l'uno. Poi ho preso 7 e mezzo, quello da 1 euro, ne ho presi 2 e per finire testa croce 50 centesimi, che sono questi. Adesso vediamo se ho vinto qualcosina e poi in un altro video dei Gratta e Vinci prenderò quelli nuovi, almeno qualche Gratta e Vinci nuovo se riesco a trovarlo. E niente, per cui adesso grattiamo e buona visione, ci vediamo dopo. Allora, spero che si vede perché è mattina presto e il sole piano piano sta arrivando, ma ovviamente adesso è un po' buio, però spero che si vedano. Allora, da vedere sembra di sì. Iniziamo con testa croce. Prima vediamo se abbiamo vinto. Per cui questo è croce e questo è testa. Niente, questo biglietto è già perdente. Vediamo quanto potevamo vincere. 250. C'è il mio gatto che vuole grattare insieme a me. Comunque, biglietto perdente, to perdente. Andiamo avanti. Vediamo con questo. Allora, vediamo se riesco a fare un po' di zoom. Ok. Proviamo con questo. Croce. E testa, e anche questo premio 25. Vabbè, io per diciamo sono curiosa di sapere il premio, allora gratto anche il premio. Anche questo è perdente. Andiamo avanti con 7 e mezzo. Allora, le nostre carte sono queste. Abbiamo Fante e 3. Dobbiamo superare questo. Allora, vediamo. Sotto abbiamo la regina, il lasso e poi per finire asso. Bene. Qui abbiamo un 2 e mezzo, per cui direi niente. Il premio era di 10.000, magari. Poi vediamo la carta bonus, che è 6. E il sotto era 1 euro. Anche questo Gratta e Vinci è perdente, perché ovviamente non abbiamo superato, non siamo stati dentro la nostra cifra. Poi andiamo avanti con il secondo biglietto. Le nostre carte sono 5 e re. Vediamo se riusciamo a battere 5 re.
Allora, sotto c'è Fante, Regina, ti pareva, e 4, che è il numero più basso. Bene. E anche questo direi, vediamo il premio che sono curiosa, 1 euro, vabbè, almeno 1 euro potevo vincere, cioè. Carta bonus, abbiamo un 2 e anche questo, niente. Vediamo sotto, erano 10 euro. Bene, anche questo biglietto è perdente. Gli ultimi 2. Allora, qua, se non sbaglio, dobbiamo trovare i simboli uguali. Se trovi i simboli, raddoppi il primo corrispondente. Per cui. Coccinella. Oh, ho sbagliato. Ho grattato pure il prezzo sotto. Allora, pensavo che c'era solo il coso, invece no. Quadrifoglio. Burro. Zucchero. Questa è una mela. Per adesso non stiamo trovando neanche simboli uguali. Pera. È un po' difficile grattare questo grattivinci dato che è sotto. Allora, è la prima volta che lo gratto, per cui non sapevo che sotto c'era il prezzo. Comunque, farfalla. Avocado, pesca e per finire ananas. Il premio bonus era di 100. Questi vediamo, no, questi non si gratta. Era di 100, per cui non è che è andata in massimo. Non abbiamo trovato niente dei simboli. I prezzi ovviamente sono alti, perché come vedete prezzi un po' alti ed è difficile che vinci queste cifre. Vabbè, direi che anche questo qui è un po' perdente. L'ultimo biglietto. Allora, un po' di zoom. Ok. Facciamo così, vediamo se riesco a non grattare sotto. Allora, latte. Talmente piccolino che è difficile. Avocado. Qui abbiamo un quadrifoglio. Qui abbiamo il sale. Ananas. Zucchero, tostapane, pesca, abbiamo la mela e per finire i muffin. Anche questo, niente simboli uguali. Ovviamente il bonus era di 20 euro, che poteva già andare bene. Invece sotto abbiamo tutti i prezzi alti, di 1000, di 2 euro, di 100. Questi sono tutti i prezzi alti. Allora, sinceramente questo grattivinci non è che mi piace molto, perché fai anche un po' di fatica a grattare, dato che il prezzo è proprio sotto e non riesci a leggere questo piccolino qua, pezzettino, e sinceramente non è che mi piace molto questo grattevinci. Questa sarà l'ultima volta che lo compro. Allora, cioè, neanche un grattevinci ho vinto, diciamo, 1 euro, neanche uno. Non mi sono piaciuti,
questi grattivinci fanno un po' cagare. Poi devi trovare anche simboli, ma la maggior parte, poi con 2 euro sarà difficile. Non sempre con 2 euro vinci sempre qualcosa. Con testo croce ogni tanto vinci, anche con 5 euro. L'altra volta ho vinto 2 volte 5 euro. O che mi è andata di culo, però diciamo che questi sono buoni. Poi 50 centesimi non è neanche tanto. E invece 7,5 è quello vecchio, per cui io vorrei cambiare grattivinci e fare prendere quelli diciamo nuovi. Solo che non so se... Gatto pazzo, se riesco a prenderli nuovi, però vabbè, quelli che ci sono li prendo. Di solito li prendo nelle macchinette e certe volte li prendo anche nel tabaccaio, dipende dove vado. Peccato perché volevo già iniziare questo video dei grattivinci come si deve, tantomeno. Vincere qualcosina, non dico tanto, ma vincere qualcosina. Allora, vorrei precisare solo una cosa perché certe volte mi sono stufata e certe volte continua sempre sta storia. Io i grattivinci li prendo per divertimento, per fare questi video su YouTube perché piace a molta gente, dato che ottengo tante visualizzazioni e tanti mi piace. Per cui criticare una persona perché è una critica dove mi viene detto sotto i commenti che sono soldi buttati invece di comprare cose giuste vai a spendere soldi inutilmente per questi grattevinci, sinceramente a me quello che dite non è che mi importa molto. Però, dato che non sapete cosa faccio io, non sapete la mia vita, non sapete niente, la prossima volta, prima di scrivere qualcosa, pensate, perché questo è un intrattenimento, serve per intrattenere le persone che guardano questi video, che piacciono i grattivinci. Ad esempio, a me piace grattare, ma piace anche guardare i video dei grattivinci. Scusate per i gatti, ma dovrò chiudermi da qualche parte perché non è possibile. C'è un canale che fa anche lui i grattivinci, che ha tante visualizzazioni, però lui prende molti grattivinci e spende più di 20, 30, 50 euro. Io massimo che spendo è 10 euro, ma neanche 5, 3, 2 massimo. Come vedete, perché alla fine io prendo quei 2 grattevinci per fare un video e al mese faccio 2 video per poi prendere questi 4 grattevinci che non spendo neanche più di 5 euro, per farvi capire. Per cui, criticare una persona che voi poi non sapete niente di quella persona, specialmente che fa i video. Non è che sembra una cosa, diciamo, bella. E poi, dato che appunto questi video sono da intrattenimento, non è che io vi dico prendete questi grattevinci, spendete i soldi, eccetera. No, perché questo video non è cioè, non è che io vi dico, ah, ok, allora andate al tabaccaio, spendete i soldi. Non l'ho mai detto e non lo dirò mai. Questo video lo faccio solo io per intrattenere le persone e perché così almeno piace questi video. Tutto qui. Questa è l'ultima volta che lo ripeto, l'ultima volta che lo dico perché ogni volta mi stufo sempre a leggere sempre gli stessi messaggi, anche brutti, perché ricevo messaggi bruttissimi. E voi ormai sapete che questi grattivinci, questi video andranno sempre in revisione, i commenti, per cui voi non potete leggere i commenti che mi lascia la gente o mi lasciate voi, per cui non potete sapere che cosa mi hanno detto o mi hanno scritto. Per cui preferisco leggerli io e poi a parte farò un video dove vi
farò vedere le cattiverie che scrivono le persone sotto i video che ovviamente non conoscono neanche quella persona che fa i video, o tantomeno la loro vita. Se voi mi seguite solo per un video, cioè di Gratta e Vinci, e non guardate anche tutti gli altri video che io faccio, e non sono video da femmina, ma sono video anche da maschi, faccio le recensioni, faccio tutte altre cose. Per cui, se voi non mi conoscete e non vedete mai i miei video sul mio canale, non potete giudicare me. Cioè, spero che sono stata chiara e spero che mi sono fatta capire. Per cui, fino a quando le visualizzazioni sono alte di questo genere di video dei Gratta e Vinci, io andrò avanti a farle. Se ovviamente vedo 20 visualizzazioni, eccetera, in questi video che faccio, tanto vale, cioè, per cui è normale che smetto a farli. Ma dato che molti di voi piacciono e molti di voi prendono anche, cioè, mi dicono anche in privato, ovviamente me lo scrivete, sai che questo Gratta e Vinci che tu hai grattato in questo video, io l'ho preso e ho vinto, che ne so, 10 euro. A me fa piacere perché mi piace parlare con le persone, parlare in privato, parlare ovunque. Per cui scambiarci anche le cose, ad esempio puoi dirmi, ah guarda, ho trovato un altro Gratta e Vinci bello, io ti consiglio di prendere questo, almeno puoi fare il video su questo Gratta e Vinci. Così si fa, non che tu prendi e lasci un commento che non deve appunto neanche stare su YouTube, perché poi dopo YouTube, dopo un po', cancella e blocca anche il canale, oppure io posso anche segnalarvi il vostro canale su YouTube, per cui state attenti di quello che fate, specialmente dite nei miei confronti, in poche parole. Detto questo, scusate se mi sono dilungata, anche se questo video, il primo video, è così, però volevo spiegarvi per l'ultima volta e non dire più queste cose, perché sono stufa. Io vado avanti, passo avanti, non me ne frega un cavolo di quello che diciamo dite o scrivete, però lo voglio dire per l'ultima volta che questa cosa qua non mi piace, quello che scrivete sotto nei video. Tutto qua. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video di Gratta e Vinci, che sarà un Gratta e Vinci secondo, anzi due Gratta e Vinci belli. E niente, per cui ricordatevi che adesso ritornerò a ottobre con due video al mese di Gratta e Vinci. Se volete tre video al mese di Gratta e Vinci, fatemelo sapere sotto in questo commento. Intanto vi lascio il mio Instagram se volete spoilerare, ogni tanto metto anche lì qualcosa di Gratta e Vinci. E vi aspetto sia sul mio Instagram, qui sotto in un commento, oppure anche in privato se volete scrivermi in privato. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!